Con le 14 nuove delibere di sospensione firmate oggi a dipendenti dell'ASL Toscana Centro per inosservanza dell'obbligo vaccinale, salgono a 111 gli operatori sanitari attualmente sospesi. Altri 32, per i quali era stato adottato il provvedimento, si sono nel frattempo messi in regola o vaccinandosi o dimostrando l'impossibilità a farlo per motivi di salute. Gli ultimi provvedimenti riguardano due medici, quattro infermieri, altrettanti OSS, tre ostetriche e un tecnico della prevenzione. Intanto sul fronte della pandemia la situazione nell'area pratese, così come in Toscana, continua a restare ampiamente sotto controllo. Nelle ultime 24 ore sono stati 13 nuovi contagi registrati in provincia e anche oggi, come fortunatamente avviene da giorni, non sono segnalate vittime pratesi. Il dato, insieme ad un ospedale con sempre meno pazienti Covid, è il miglior termometro per una situazione che induce ad un cauto ottimismo. Oggi, ad esempio, al Santo Stefano risultano ricoverati 17 pazienti con il Covid, uno dei quali in terapia intensiva. Sono invece due i ricoveri al centro Pegaso.